Al Teatro di Corte della Reggia di Caserta è stata presentata la rassegna Emozioni e suggestioni borboniche, musiche, storie, giochi e sapori nel sito UNESCO di Caserta e nei musei del territorio, con il direttore della Reggia Tiziana Maffei, anche il sindaco Carlo Marino e gli assessori alla valorizzazione e promozione del sito UNESCO Tiziana Petrillo e agli eventi Emiliano Casale. Sindaco Marino, questa mattina la conferenza stampa per presentare questa iniziativa, questa rassegna bellissima che riguarderà i siti UNESCO del nostro territorio. Un'occasione in più e nuova per conoscerlo questo territorio. Assolutamente sì, è interessantissimo il percorso che iniziamo. Intanto c'è questa sinergia con la Reggia, con la direttrice, con il mondo associazionistico, con il mondo della rete culturale della città, con le bellezze della città, che aiuta a costruire anche dei modelli che noi vogliamo mettere in campo. Lo facciamo insieme al sito UNESCO, Reggia, Belvedere, Acquedotto Carolino, lo facciamo insieme a tutte le altre istituzioni, al mondo della cultura e soprattutto costruiamo delle iniziative che possono restare al territorio. Oggi è uscito da questo dibattito, non basta soltanto lavorare sui contenuti, bisogna anche distribuirli bene, quindi oggi nasce un sito importante che sono i siti UNESCO di Caserta, poi avremo il tempo di conoscere, abbiamo WeAgenda, un'app fondamentale per far conoscere meglio il nostro territorio. Questo è secondo me l'elemento fondamentale, mettere i tanti giovani che oggi ho visto in conferenza stampa, la voglia di costruire per la nostra terra la terra della bellezza e lasciare al futuro delle prossime generazioni un modello che deve essere un modello di cultura, di bellezza e di economia. E come dire, rimanete a Caserta. Rimanete a Caserta non solo ad agosto ma sempre.